Eccoci al video durante il giro lungo e la risposta alle domande. Come vedete dalla tenuta è un clima tardo primaverile, maniche corte, pantaloni corti e ho già adesso un gran caldo, quindi top. Dunque partiamo subito con le domande relative alla programmazione. Cercherò di dividere, no, i vari argomenti in gruppi, così mi dimenticherò meno cose possibili, perché andrò abbastanza a memoria, quindi magari ci sarà qualche taglio, qualche salto, eccetera. Dunque, la prima domanda di programmazione che mi viene fatta è: ma bisogna sempre dividere spinta e tirata? O è la cosa migliore da fare dividere spinta e tirata? Dunque, generalmente mi trovo molto bene a fare così, sia su di me che sui miei allievi, ma non è ovviamente l'unica strada possibile. Generalmente magari su un principiante che esaurisce in fretta le energie e magari anche la concentrazione durante l'esecuzione di qualche esercizio, alternare, quindi avere modo di rifiatare, di recuperare, è estremamente utile, quindi è la cosa diciamo più indicata da fare, dividere durante la seduta di allenamento in questo modo. Però ecco, nulla vieta di poter raggruppare gli esercizi oppure anche fare giornate solo spinta e giornate solo tirata, anche se a me non piace particolarmente, però ci sono casi magari che hanno limiti di tempo della seduta importanti, quindi magari hanno 40 minuti per allenarsi e allora alleni solo una cosa in modo che sia più efficiente, perché magari hanno più giorni durante la settimana, hanno una frequenza più alta, però nella singola seduta hanno meno tempo e quindi in quel caso, ecco, raggruppare tutti gli esercizi di spinta in una seduta e quelli di tirata in un'altra seduta è sicuramente una delle opzioni più indicate. Però ecco, generalmente non c'è una regola fissa, bisogna vedere poi anche come si trova ognuno dei soggetti, come ci si trova a fare in questo modo. La seconda domanda è se il MAV può andare bene in trazioni e dip zavorrati. Dunque, partiamo spiegando cos'è il MAV. Il MAV sta per l'acronimo di massima alzata veloce. Cosa vuol dire questo? Che tu, è praticamente un ramping in cui tu devi andare avanti fino a quando sei veloce nell'alzata. Cosa si intende per veloce? Si intende fino a che l'alzata non ha sticking point. Quindi tu fai il tuo bel ramping, magari 5, parti 5 rep con 20, 5 con 25, 5 con 30, appena incontri la serie che ha uno sticking point, quindi che so, le ultime due rep arrivato a metà, arranchi un po' e fatichi un po' a salire, ecco, in quel momento stop il ramping. Anche se magari in un ramping classico saresti comunque potuto andare avanti, nel concetto di massima alzata veloce non lo fai, ti fermi, raccaparete un po' di fango. E si può applicare per adipetrazioni, dunque ovviamente tutto è applicabile. Personalmente non è che mi faccia impazzire troppo, cioè ci può stare, però non, personalmente non lo utilizzo mai, l'avevo usato forse io su di me agli inizi, però poi non l'ho più usato, quindi non è sicuramente il mio metodo preferito, o che può essere utilizzato, però ecco, alla fine preferirei fare un classico ramping. Il cane orna, però mi sembra che ci sia il guinzaglio. Abbiamo poi Sempreverdi, Eric, qual è il programma migliore X, qual è il programma migliore Y, qual è l'esercizio migliore. Mi è stato chiesto per esempio qual è il programma migliore per la panca piana, ma non si può dire un programma migliore senza sapere il livello, l'anzianità di allenamento, come uno si muove, c'è 200.000 fattori, il peso corporeo, eccetera eccetera, e dire toh, fai questo che è il programma perfetto non si può dire. So che uno ci spera, dice io non voglio perdere tempo, voglio essere sicuro di quello che faccio e voglio fare il programma migliore, però purtroppo non è così semplice e bisogna valutare caso per caso il programma migliore.
soggetto, ok, questo è chiuso, il programma migliore per un soggetto può non essere il programma migliore per un altro, anzi sicuramente non lo è, perché poi ognuno ha i suoi bisogni, ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha il suo livello, quindi arrivano sempre queste domande, qual è il migliore, qual è il migliore. L'allenamento non deve essere una corsa veloce, ma una maratona, quindi abbiate pazienza, fate le cose fatte bene, non state a pensare qual è il meglio, qual è il peggio, perché il meglio e il peggio è relativo al vostro livello e non è mai in assoluto. Stessa cosa magari per gli esercizi, mi viene chiesto per esempio, Eric, è meglio fare gli archer o gli esercizi o hop diretto, come una propedeutica dell'hop diretto, quindi ad un braccio, mi sembrava fosse scalatore eccetera, non mi ricordo bene, però vabbè, tanto il concetto è quello. Non c'è uno o l'altro, c'è magari tutti e due in sinergia, ad un certo momento prima uno, in un certo momento invece l'altro. Generalmente gli archer sono comunque un esercizio a tutto tondo, quindi magari utilizzato anche un esercizio di forza generale, mentre invece una propedeutica diretta è un esercizio più specifico, quindi in linea di massima viene utilizzato di più magari l'archer, mentre invece la propedeutica specifica per l'hop è proprio per andare a fare quel movimento e non invece a livello generale. Questa è l'unica cosa che si può dire, ma per il resto non c'è un meglio in peggio. E poi in generale escludere qualcosa, cioè perché non farli tutti e due, perché devo escluderne uno? Anche qui la stessa logica di devo fare veloce, devo migliorare prima, è l'antitesi di quello che è in realtà poi l'allenamento. Un'altra domanda che mi hanno fatto in diversi è stata: Eric, come faccio a organizzare 4 sedute di allenamento? Ragazzi, non posso dirlo, cioè non sapendo il livello, non sapendo come vi muovete, perché uno sembra che no, è cattivo, che dice no, non lo dico perché vi dovete pagare. A parte appunto che c'è un lavoro dietro, ovviamente, e non è semplice, non è banale e non è veloce. Però senza sapere niente di voi, non si può dire. Anche qui uno pensa che ci sia la pillola magica, la ricetta magica, non c'è. C'è la personalizzazione e c'è quello che ha bisogno un soggetto. Ma chiedermi, Eric, come faccio a dividere 4 sedute? Non lo so, dipende dal tuo livello, dipende dai tuoi obiettivi, dipende da come ti muovi, dipende da troppi fattori. Quindi non si può dire, non chiedetelo a me, ma poi non è che io non vi rispondo a Erika stronzo, lo vado a chiedere a un altro, perché tanto se è serio non vi può rispondere neanche lui, se non sa niente di voi non vi può rispondere. E ovviamente se poi dite ah, il mio livello è questo, diventa poi una consulenza privata e non vedo perché farla gratis. Quindi queste domande lasciano un po' il tempo che trovano, cioè quando sono così specifiche, senza però avere un quadro minimo di niente, perché un conto è una domanda, Eric, come faccio ad aumentare se ho 20 trazioni, come mi è stata fatta, in quel caso bisogna, come ho già detto nell'ultimo video del project, lavorare sia su una parte in cui vai a fare magari volume, fai tanto volume con serie medie, con reps medie, quindi 10-12, non stare troppo bassi, e fare poi invece mesocicli più specifici dove ci si abitua il corpo a tenere reps più alte. Poi in caso per superare le 20 è utile anche aumentare il livello di forza generale, quindi con le zavorre. Quindi una domanda come questa si può fare, si può rispondere in maniera un po' generale, anche perché, anche se poi ovviamente anche lì ci sarebbe da vedere soggetto per soggetto come si muove, punti deboli, punti forti eccetera. Però una domanda, Eric, come faccio a fare una programmazione su 4 giorni? Non posso dirlo perché non so niente di voi, e se mi dite qualcosa di voi per farla, poi quello mi dovete pagare. Un'altra domanda di programmazione è: Eric, come inserisci te le gambe nel tuo allenamento? Oppure un'altra, perché è una cosa diversa, un'altra, mi chiedevi in generale come fare. Dunque, diciamo che l'allenamento a corpo libero si sposta bene con l'utilizzo del bilanciere per le gambe, perché appunto gli esercizi a corpo libero per le parti degli arti inferiori limitati, quindi si sposta bene l'utilizzo del bilanciere. Il problema è che però sono soprattutto scuote stacco, sono esercizi molto passanti, molto pesanti, e all'aumentare del livello aumenta quanto effettivamente
che fa 5x5 due volte il suo peso corporeo. Per fare un esempio, se io faccio di trazione un 5x5 al limite, lo faccio la mattina, il pomeriggio penso che potrei ripeterlo praticamente uguale. Se faccio di squat o soprattutto stacco un 5x5 pesante la mattina, se riprovo a farlo il pomeriggio è probabile che finisca all'ospedale. Io anche adesso ho fatto lunedì squat pesante, martedì stacco pesante, oggi siamo giovedì e mi sento ancora tutto imbarbato, tutto infinito, veramente, perché sono esercizi che sono molto rilassanti a livello fisico. Quindi cominciare il programma, per un principiante mi sento di consigliare di metterli a fine allenamento, cioè si fa quei 3-4 esercizi per la parte sopra e poi un paio per la parte sotto a fine allenamento. Quindi uno principale, quindi può essere squat, o stacco, e un complementare come possono essere affondi, bulgari, goblet, eccetera, eccetera. Quando il livello sale, sale anche la complessità, e in quel caso mi sento di consigliare invece di non buttarli magari alla fine perché ci si arriva abbastanza spossati, metterli magari in sedute a parte dove magari si fa qualche cosa leggera poi per la parte sopra, e comunque magari più a inizio allenamento perché così si è abbastanza freschi. Ovviamente se li mettete a inizio allenamento, come detto, poi per il resto potete fare magari qualcosa di non troppo pesante, perché tirarci nello squat per esempio, poi per tutto il resto dell'allenamento siete un po' affaticati, siete un po' stanchi, quindi non vi consiglio di mettere troppe robe pesanti. Quindi magari squat pesante e il resto per la parte sopra un po' più leggero rispetto a quando invece allenate solo la parte sopra. Diverse domande poi sono state fatte sugli handstand push-up. Dunque, la prima mi hanno chiesto perché se appoggio la testa al muro mentre risalgo mi sembra più facile. Dunque, probabilmente se appoggi la testa al muro è perché sei anche forse un po' troppo vicino ad esso. Tendenzialmente non dovrebbe essere più facile, è semplicemente un movimento sbagliato. Stai un po' più lontano dal muro, scendi sì andando verso di esso, però senza toccarlo, senza stare appoggiati, che quelli sono tutte disfunzioni motorie e cioè, sembrano più facili perché ci si è abituati, ci è in comfort zone in quei movimenti lì e non si prova a farli diversamente. Nei piegamenti in verticale contro il muro, schiena al muro, solo i piedi devono toccare. Un'altra, sempre sugli stand push-up, è perché ho un buon numero di piegamenti in verticale al muro, testa a terra, poi quando aggiungo profondità non riesco a farli. Probabilmente li fai troppo larghi, quindi con un range di movimento troppo limitato, e di conseguenza ok, lì si riescono a fare grandi numeri, poi però quando aumenta il rialzo, quindi c'è da andare più profondo, la presa è più stretta, ecco che poi lì la forza crolla. Quindi consiglio sempre di allenarli senza fare cose estreme, prese larghissime eccetera, per riuscire a macinarne di più. Consiglio sempre di tenere la presa poco più larga delle spalle, poi magari inizialmente una presa più larga può essere utile magari per iniziare ad approcciarli, però a sto punto è meglio magari farli con la presa classica e tenere magari un rialzino sotto la testa, perché spesso il concetto di presa un po' più larga delle spalle viene esasperato, si vedono veramente prese larghissime. A molti miei allievi ho dovuto sistemare questo movimento perché andavano, erano proprio tipo in croce, il movimento era 3 cm e quindi di conseguenza poi non danno transfer nei movimenti più complessi, e anche quando si aumentano la difficoltà degli stessi handstand push-up ci si accorge che fare un movimento solo di quel tipo è molto molto poco utile. Infine, l'ultima domanda sugli handstand push-up era: perché trovo quelli liberi molto più difficili rispetto a quelli schiena al muro? Cioè, l'ultima domanda sugli handstand push-up è: perché trovo molto più difficili quelli liberi rispetto a quelli al muro? Dunque, bisogna considerare che l'equilibrio gioca un ruolo fondamentale, perché tu spendi energia anche a stare in equilibrio, e quindi più il movimento magari è acerbo, più sei agli inizi, più sei ai primi approcci, ecco che l'energia che spendi per stare in equilibrio è molto alta. Poi mano a mano che ci prenderai confidenza, che diventerai bravo e perché no aumenti anche la forza in quelli al muro classici,
aumenti in maniera generica la spinta, la forza di spinta verticale, ecco che mano a mano ti sembreranno sempre via via più comodi e più facili anche quelli liberi. Però è normale che soprattutto all'inizio ci sia una considerevole difficoltà, perché in quelli liberi c'è da gestire tutto il corpo, mentre invece in quelli al muro semplicemente bisogna spingere. Altro esercizio molto gettonato nelle domande sono ovviamente le trazioni a un braccio. Ci sono diverse domande su queste. Una, vabbè, ho già risposto all'inizio, che mi chiedeva se era meglio fare archer o l'altro, dicendo appunto che non c'è mai in questa tipologia di esercizi un meglio o un peggio. Ci sono determinati esercizi per arrivare a determinate cose. Come detto prima, gli archer sono un esercizio magari più generico, più di forza generica, poi le propedeutiche dirette invece sono più specifiche per il movimento finale. Mi si chiede poi se conviene avere un buon 1RM, un buon numero di trazioni prima di allenare gli hop. Torno al discorso della fretta. C'è la fretta anche qui di arrivare ad allenare direttamente le trazioni a un braccio, ma voi il vostro percorso per apprendere le trazioni a un braccio lo iniziate dalla prima trazione, perché alla fine ogni trazione vi avvicina all'obiettivo. Quindi sicuramente è bene avere pazienza ed è bene dedicare del tempo ad aumentare il numero di trazione ed aumentare la forza generica di trazione, la zavorra, eccetera, perché sicuramente sono la cosa principale poi per avere fortuna negli hop, che prima dovete costruire forza generica, poi l'andate a lavorare nello specifico il movimento finale. Se avete una buona forza lo raggiungerete prima, avrete meno rischio di infortuni, eccetera eccetera. Se invece partite con 10 trazioni subito ad allenare in maniera diretta gli hop, probabilmente viene una schifezza tra kip, compensi, eccetera. Poi allungate il percorso, perché comunque il modo migliore per mettere forza generica è usare gli esercizi base, in questo caso trazioni zavorrate. Quindi uno pensa: alleno direttamente gli hop così faccio prima, in realtà ci metti più tempo alla fine, e poi c'è anche più rischio di infortuni. Questo lo lascio sempre alla fine, perché poi dipende anche quello da tantissime cose, però ovvio che se non si è pronti, poi è più facile rischiare di farsi male. Bene, non sono scappato da un cane, però da una vespa brutta e cattiva sì. E dove ero rimasto? Sì, e poi degli hop. Non c'erano altre domande sugli hop, però c'era una domanda molto interessante. Questo anche riguardava la programmazione, ma mi è venuto in mente adesso. Mi chiedeva: Eric, come faccio ad allenare zavorre, skill, estetica, endurance e chi più ne ha più ne metta? Ora, più cose volete allenare insieme e più lungo il percorso e meno efficiente è il tutto. Bisogna anche sapere scegliere, perché voler fare troppa roba, gambe, zavorre, skill, endurance, diventa poi un mappazzone. Quindi selezionate bene gli obiettivi, e soprattutto quando volete fare, magari volete diventare bravi in più cose, dovete capire in primis che non potete diventare fenomeni in tutto, questo è poco ma sicuro. Poi in secondo luogo dare magari priorità agli esercizi che magari possono essere più utili a livello generico, nel senso magari planche si può un attimo allenare un po' meno, con meno volume, con meno frequenza, e concentrarsi di più sulla forza di spinta verticale, in modo così che la forza generica ce l'avete e poi la forza specifica comunque riuscite a mantenerla anche allenando il movimento specifico un po' meno. È ovvio, più cose volete allenare, meno potete essere efficienti e bravi in tutto, più tempo ci si mette, più tempo serve per allenarsi, perché è anche inutile dire voglio allenare questo o tre volte a settimana per un'ora, che non ha senso. In quel caso allenate due robe e basta, e avrete sicuramente molti più risultati. E soprattutto c'è anche qui la tendenza di voler partire troppo presto ad allenare tutto. Prima si costruiscono le fondamenta, poi magari si aggiungono tutte le varie cose, però all'inizio, soprattutto un principiante, dovete allenare poche cose, fare poche cose, farle spesso e soprattutto farle bene. Poi mi chiedono: Eric, parteciperai alla gara, alla Strength War, eccetera? Dunque, forse un salto a salutare i miei amichetti TPR, Simo, eccetera, lo faccio, però gareggiare
ragazzi, non avevo cuore assolutamente, dovevi mettere lì, prepararmi, lo stress della gara. Poi io se partecipo lo faccio per vincere, non per partecipare, quindi stress doppio, quindi assolutissimamente no, proprio no. Beh, comunque direi video finito, giro finito, spero non vi siate rotto troppi coglioni e spero sia stata utile qualche risposta. Noi ci vediamo al prossimo video.